Ci troviamo a Roma con Antonietta Bello, una nostra friulana emigrata in questa grande regione, e siamo veramente orgogliosi finalmente di poterla incontrare per il blog Una Mamma per Reporter. Ciao Antonietta e piacere. Ciao carissima, piacere, ciao a tutti. Allora, partiamo proprio da questa tua identità friulana e dai ricordi, perché per chi insomma vive e conosce Udine, tu sei partita proprio dal Bearzi, dove frequentavi l'estate ragazzi. Allora, è partita da lì la tua passione per il teatro? No, è partita da lì la mia passione per fare cagnara. nel senso che io facevo teatro anche a scuola, E mi piaceva moltissimo, quindi anche quando facevo il Bearzi, la mitica estate ragazzi, cercavo di raccogliere tutte le possibilità, insomma, di fare teatro. Devo dire che a Bearzi quello che mi dava grandissima soddisfazione era il fatto che io potessi coniugare insieme due cose che amavo tantissimo, che era sì fare teatro, ma era anche fare teatro in un certo modo, cioè, quindi al di là della credenza religiosa proprio, ma l'aspetto pedagogico, formativo, che comunque è molto presente, radicato al Bearzi, e anche questo aspetto pedagogico rispetto ai ragazzi difficili, gruppo al quale io appartenevo. È una cosa che a me è sempre interessata tantissimo, tant'è vero che poi nella mia carriera di attrice fino ad oggi, ancora oggi, lavoro su questo versante insieme alla recitazione. È bellissimo, allora ci racconterai cosa fai proprio in questo settore e perché hai così a cuore questo ambito? Sì, ce l'ho a cuore perché credo nella costruzione di un futuro migliore e credo nel lavoro. Quindi non penso che le cose arrivino, caschino dal cielo magicamente, ma bisogna metterci tutti quanti la faccia e le braccia soprattutto. E quindi ecco che mi adopero perché questo possa avvenire. Risvegliare un po', no? Lo spirito curioso che sta dentro ognuno di noi e dentro ai ragazzi. Come? Oggi lo faccio lavorando, collaborando col Teatro Nazionale di Roma, spesso e volentieri, ma anche senza, con altri progetti più dove ci sono solo io che mi interfaccio con altri enti pubblici, tipo istituzioni scolastiche piuttosto che musei, e vado a fare delle sorte di blitz all'interno delle scuole, che sono dei veri e propri spettacoli in cui cerco di raccontare la cultura, perché poi ce ne sono diversi, in un modo tutto mio, quindi a metà fra il ludico e il poetico, diciamo così. Ci hanno detto, vediamo se le nostre fonti hanno detto la cosa giusta, che hai una sorella gemella. È vero. Com'è sì. stato lasciare la famiglia per inseguire questo tuo sogno così grande? È stato facile e difficile, nel senso che ovviamente è difficile in qualche modo separarsi dai propri affetti, in particolare io con mia sorella, insomma con le mie sorelle, perché ne ho anche una maggiore, meravigliose, abbiamo un rapporto molto stretto, perciò sapere di non stare nella stessa città non è stato semplice. Dall'altro però tutte e tre a nostro modo avevamo la coscienza che per essere veramente felici bisogna prima di tutto avere la propria identità chiara e realizzata. Allora, nel momento in cui uno si sente puro, chiaro, pulito e realizzato, forse può stare bene con gli altri e avere anche qualcosa da dare anche ai tuoi fratelli, oltre all'amore, chiaramente, che quello c'è sempre. E così ho fatto, e hanno fatto anche loro, perché anche loro poi si sono spostate da Udine, quindi siamo veramente tre biglie impazzite per l'Italia, tutte e tre. C'è stato un momento in cui hai detto ci sono troppe difficoltà, in cui forse hai creduto di meno nel percorso, non per le tue potenzialità o per la tua determinazione, ma per gli ostacoli esterni?
Sì, no, ma anche per la coscienza delle mie potenzialità. Sì, momenti di difficoltà, per fortuna, li viviamo tutti e li ho vissuti anch'io tantissimo. C'è stato un periodo in cui, almeno nel mio ricordo, è come se avessi fatto 2 anni di disoccupazione. In realtà poi lavoravo lo stesso, perché poi vado a vedere il curriculum e non ci sono 2 anni di buco. Però io quei 2 anni lì li ho vissuti come una disoccupazione, perché facevo delle cose che non mi realizzavano totalmente, perché non mi piaceva molto quello che stavo facendo. E quindi arriva il momento in cui ti chiedi, oddio, avrò fatto la scelta giusta, sarà questo il mio lavoro giusto, è questo il mio ruolo nel mondo, non ho talento, oppure ho talento ma il mondo non mi guarda e io non so come farmi guardare. Insomma, ce ne sono di domande che una persona si fa. E credo che sia un passaggio giusto e doveroso che ognuno di noi debba passare, perché nel momento in cui arriva una sofferenza così grande e un dubbio così grande, una contraddizione interna così grande, è il momento in cui qualcosa ti si rompe, ma da quel qualcosa poi nasce un fiore, no? E allora effettivamente da quei 2 anni di disoccupazione mentale è nato questo che è oggi, quindi tanti progetti che si sono realizzati, che si stanno realizzando, un'Antonietta anche più sicura, più convinta e con una convinzione anche più profonda, meno superficiale rispetto a prima, meno naif, ecco. Ti capisco benissimo e poi adesso i tuoi occhi parlano per te, non so se si vedono bene perché sono un pochino più distanti, però sono le cose che trasmettono di più a me in questo momento e che mi emozionano di più. E c'è mai stato un formatore per te, una persona che ti ha aiutato a crescere o che ti ha fatto fare quel click per superare degli ostacoli, dei limiti che pensavi di avere? Sì, ne ho avuti vari, credo. Forse 3 in particolare sono le persone che mi hanno fatto fare click. Una è stata inequivocabilmente Lino, il mio compagno, perché credo che sia stato forse la prima persona, o quantomeno io l'ho vissuta così, che in qualche modo ha visto oltre. Quando ci siamo conosciuti era un po' burbera e un po' antipatica e molto insicura. Lui è stato il primo a infondermi veramente coraggio, e vedendo che lui aveva delle grandi convinzioni nel teatro che mi sembrava fossero pure quanto le mie, mi ha dato il coraggio di dire: beh, dai, ci puoi provare anche tu, no? Anche se sembra tutto un sogno l'idea di cambiare il mondo facendo teatro. E lui è stato indubbiamente il primo. La seconda persona è sicuramente Anna Laura Messeri, che è la direttrice della scuola di teatro che ho fatto, del Teatro Stabile di Genova. Avete presente la signorina Rottenmeier? Più stronza. È veramente una tipa tostissima. Però lei è stata una di quelle persone che mi ha messo di fronte a tutti i miei limiti. Io tutto il primo... ma non sto scherzando, i miei compagni di corso ve lo possono raccontare con dovizia di inventari, anche di dettagli. Io tutto il primo anno praticamente uscivo da lezione piangendo tutte le volte. Era, cioè, proprio picchiava durissimo e proprio lei senza mezzi termini ti metteva di fronte a tutti i tuoi limiti, no? E lei mi ha insegnato che per fare l'attore il talento è un in più, il lavoro si fa, quello che devi avere è carattere.
Non è la bravura, non è come fai le cose o cosa sai fare, è se hai la forza di portarle avanti. E questo è stato un grande insegnamento, un po' perché ti deresponsabilizza, perché vabbè dai, pure se non l'ho detta bene, però c'ho la grinta, e un po' perché è vero, cioè nella vita effettivamente uno può fare tutto e puoi decidere di fare tutto, meglio, peggio, certo poi c'è gente talentuosa che magari fa con più facilità, ma quello che, su cui devi lavorare sei tu. È solo il tuo carattere. E la terza persona, secondo me suo malgrado, è Giorgio Sangati, che è l'ultimo regista teatrale con cui ho lavorato, che mi ha fatto scoprire, cioè sai, io non sono vecchiarda, per carità, però sono tanti anni, tanto tempo che faccio questo mestiere e quindi un po' pensi di conoscerti e di sapere certe cose, soprattutto quando lavori nella costruzione di personaggi, insomma di avere un po' chiaro quello che sei, poi magari scopri qualcosina, ma insomma resta sempre tutto all'interno di un tracciato che ormai è la tua anche identità di metodo di lavoro. Ecco, Giorgio ha ribaltato tutto e ho scoperto la visione, cioè ho scoperto che si lavora e che lavoro tramite un immaginario molto più ampio di quanto potessi immaginare, e questo mi ha regalato in scena una semplicità di entrare anche in certe dinamiche interiori e di riuscire a fare delle cose che prima non avrei mai immaginato di saper fare, ed è un regalo enorme. Tu prima hai citato il tuo compagno Lino Guanciale, voi siete sempre stati, almeno ai miei occhi, molto anti-VIP, molto poco mondani anche nel parlare del vostro sentimento, sì. Quindi come hai vissuto quando lui ha avuto questo periodo di grande successo per la fiction televisiva, quindi queste costanti interviste in televisione, anche queste continue richieste sulla sua vita privata, su di te? Ma è strana la fama. Per fortuna è capitata a lui, nel senso che è un animale molto difficile da gestire, soprattutto perché arriva quel momento in cui la vita privata è un po' messa a dura prova. Per fortuna l'ho vissuta bene, nel senso che entrambi su questo abbiamo una visione simile se non uguale, che è quella di mantenere il privato privato per proteggerlo anche. E quindi questo è quello che è stato fatto da Lino, cioè effettivamente non ho percepito, non c'è stata nessuna intrusione nella nostra vita privata, che è rimasta tale e quindi funziona a dovere, diciamo. Però lui ha sempre dato l'idea di mantenere i piedi per terra, di essere molto umile anche nelle interviste, e sempre parlando bene di te, parlando di te, tutelandoti. Quindi il feedback che arriva a casa è non negare, non cercare di omettere, ma è sempre stato chiaro dicendo: io una compagna ce l'ho, la amo. Sì. No, ma è esattamente così. Non c'è bisogno, ma sai, poi anche in queste cose non c'è bisogno di nascondere o scappare o omettere. La vita normale ai giornali di un certo tipo, con un certo target, insomma ai giornali gossipari, non interessa. Perciò quando tu dici: no, ma guarda, io ho una vita normale, vado a fare la spesa, bisticciamo ogni tanto sì, ogni tanto no, e queste cose interessano molto poco in realtà. Quello che interessa sarebbero delle cose un po' alla Uomini e Donne, ma né io né Lino siamo di questo genere, perciò siete riusciti a mantenere
la vostra limpidezza, il vostro rapporto, anche un equilibrio nonostante gli appellativi sex symbol che a volte ti travolgono, no? E nonostante queste fan, insomma, questo è importante perché non tutti, purtroppo, possiamo dirlo, perché si sa, insomma, vediamo alcuni che non hanno delle famiglie magari che li aiutano a tenere i piedi per terra, che insegnano loro la razionalità, o quando conosci la vera fama perdi un po' i veri punti di riferimento, i veri amici. Quindi avere queste basi così radicate, queste radici forti che ti riportano alla realtà, è importante, sì. Ma non è scontato. Sì, assolutamente. C'è da dire, per non puntare troppo il dito, che è qualcosa di estremamente difficile. Cioè, comunque, quando arriva la fama, non resti mai immobile o sicuro dei tuoi principi. È un po' come stare su una zattera in mare aperto. Perciò alle prime è chiaro che hai bisogno di un assestamento. Cioè, bisogna capire poi quanto dura questo assestamento. Per alcuni arriva subito, come è successo a Lino, per fortuna, e per altri diventa qualcosa di un po' più difficoltoso, addirittura sofferente. Però ecco, nessuno resta impassibile. È qualcosa di veramente molto difficile da gestire. Se non la vedi molto da vicino o non la provi, è difficile rendersene conto. Cioè, io pure ho maturato queste idee solo dopo, ma vi posso assicurare con una certa sicurezza che la fama è interessante e divertente il primo mese, un mese, dopodiché spesso e volentieri diventa una difficoltà. Sì. Hai incontrato veri amici, persone che insomma fanno il tuo stesso mestiere, che ti sono rimaste nel cuore, con cui magari ti frequenti, crescete assieme, portate avanti i medesimi progetti? Sì. Sì. Soprattutto devo dire in questo ultimo periodo, evidentemente sono cambiata molto anch'io. E ho trovato tantissime persone con cui mi trovo d'accordo. Un mio carissimo amico ormai si chiama Gabriele Falsetta, e adesso che l'ho nominato riderà quando vedrà il video, ed è un attore splendido che vive a Barcellona ed è una persona eccezionale, e l'ho costretto praticamente a entrare nella mia vita di forza. Oppure Camilla Semino Fabro, Chiara Stoppa, anche in questo ultimo progetto devo dire, per quanto sono neonate alcune amicizie che si sono strette, ecco, mi auguro che diventino profonde presto. Cito Antonio, e anche lui riderà molto quando saprà che l'ho citato, Michele Santoro pure, è una persona incredibile, insospettabile per certi versi nel privato, è veramente una persona incredibile, spero che insomma di continuare a collaborare con lui o comunque di mantenere dei rapporti stretti, perché è una persona integerrima. E allora parliamo proprio di lui, con questo progetto che ti ha entusiasmato, avete girato a Torino, allora di cosa si tratta? Dacci tutti i dettagli, perché ormai insomma avete fatto la conferenza stampa, fatto tutto, però possiamo dire tutti i dettagli importanti. Sì, allora questo progetto è un progetto che nasce totalmente da un'idea di Michele Santoro, che era per l'appunto, in occasione quest'anno, no, del quarantennale della morte di Moro, di fare un'inchiesta che non ritiene di essere assolutamente definitiva, poiché è pressoché impossibile, però di un'inchiesta in cui si raccogliessero alcuni dei dati che sono venuti fuori dalle ultime
dagli ultimi processi, insomma, dagli ultimi incartamenti che sono venuti fuori, che sono stati appena desecretati, riguardo le BR, riguardo l'affare Moro, eccetera. E l'intento di Michele Santoro era anche un po' quello di disfare, conosciamo il suo spirito un po', diciamo, come posso dire, birichino, provocatorio, del condurre inchieste, e quindi voleva anche un po' disfare queste idee complottistiche, no? Che vedono presenti mille stati esteri, eccetera. E ha cominciato a lavorare molto tempo fa riguardo questa cosa. E mano a mano che raccoglieva materiali, invece saltavano fuori cose molto interessanti. Ovvero che tutto quello che è la questione Moro, se uno si ostina a guardarla solo da un punto di vista di politica interna, ci sono troppe cose che non tornano. Mentre invece se fai un lavoro quasi da, si può dire, storico, laddove inscrivi la storia dell'Italia nella storia del mondo, e quindi cerchi di dare uno sguardo un po' più dall'alto, ecco che magicamente questo risico risulta già un po' più chiaro. Non chiarissimo, ma insomma, alcune cose trovano la loro collocazione in modo molto più semplice. Cioè, paradossalmente rendere complessa la cosa, allargandola, rende tutto molto più semplice alla comprensione. Strano. E quindi contro il suo volere, in realtà, sono venuti fuori, insomma, dei collegamenti molto interessanti. Detto questo, bisognava presentare al mondo, al pubblico italiano, questa cosa. Come Michele si è inventato letteralmente questo programma M, che è una sorta di bacino dentro cui si raccolgono un sacco di idee televisive che funzionano, e soprattutto funzionano insieme, perché è un po' come se tu, guardando M, facessi una sorta di zapping in cui, per l'appunto, dentro ci sta una fiction divisa in 8 puntate, mandate in onda però durante le 4 serate, e un momento di talk in cui avviene un normale talk politico, e al tempo stesso all'interno del talk politico ci sono dei momenti di teatro, vero e puro teatro ripreso alla televisione, in cui Michele Santoro fa delle sorte di interviste possibili, diciamo noi, nel senso che non sono impossibili come quelle di Calvino, poiché le risposte non sono inventate da Michele, ma sono effettivamente delle risposte raccolte da anche qua carteggi piuttosto che lettere, piuttosto che cose dette alla televisione da i 4 personaggi che sono invitati, uno per ogni serata. L'altra serata, giovedì scorso, c'era Andreotti, e poi avremo Licio Gelli, se non sbaglio, insomma, personaggi morti, ma che rispondono. E niente, quello che c'è di bello di questo lavoro è che è tutto vero, tutto, completamente vero, quindi anche la fiction, non c'è nulla di inventato, perché è una sorta di presentazione dell'inchiesta di Santoro e del suo lavoro di questo anno, tranne il mio personaggio, Silvia Saluzzi, che è invece totalmente inventato, ed è inventato, a mio modesto avviso, per varie funzioni. Quella più, diciamo, basica è il fatto di riuscire a creare delle scene che collegassero tutti i personaggi che magari non si possono incontrare, non si sono incontrati nella realtà. Banalmente così. Invece, secondo me, in modo un po' più profondo, è perché è un testimone e fa la figura del testimone, chiede, si interessa. Ed è il personaggio tramite cui il pubblico può entrare dentro la vicenda di Moro. Perché il pubblico, noi ci immaginiamo, faccia le stesse domande che fa Silvia. E quindi diventa una sorta di guida, no? Prende per mano il pubblico e lo porta dentro questi avvenimenti così importanti dell'Italia.
Tu ragioni sempre in termini di progetti e del valore dei progetti. Come vivi invece il discorso degli ascolti? Se non erro, avevate contro cosa il Grande Fratello? No, guardi mai quella cosa? Tutto. Diciamoci la verità. Abbiamo avuto contro tutto perché avevamo sì, o il Grande Fratello o un reality di questi, avevamo dei talk politici che hanno degli ascolti molto più alti, un po' perché vanno in scena già da mo, in onda già da mo, un po' perché il momento storico italiano nostro, no? Questo governo salterino, chiamiamolo così. Sei condizionata da questi aspetti, insomma, non li metti in secondo piano, quanto incidono sul prodotto? Incidono relativamente, nel senso che da un punto di vista artistico non incidono. Cioè, io non mi sento che abbiamo fatto un basso ascolto, allora il nostro progetto non funzionava. Però effettivamente bisogna fare un discorso anche di mercato, quindi bisogna trovare il modo di migliorare il proprio progetto in modo che possa raggiungere degli ascolti alti. Detto questo, sai, ce lo siamo detti anche con Michele, se una cosa non è difficile, non ci piace. Allora, l'ascolto, lo share, è un'indicazione anche, no? Cioè, hai fatto una cosa difficile, vai avanti, falla di più, c'è necessità. E noi andiamo avanti. E parliamo invece di un progetto cinematografico, Lovers, dove nella clip tu hai recitato con Primo Reggiani tra gli altri. E nella clip è molto simpatica quando tu praticamente dai un 2 di picche a Primo. Che forse non ne ha mai avuti, però lì l'ha avuto. Sì, infatti è stato. Cioè, mi assicuro che tra l'altro Primo è molto bello. Lino, insomma, sappi, sei un sex symbol, figurati. Però Primo è davvero un bel ragazzo. Infatti ogni volta che dovevamo fare sta scena ci veniva anche un po' da ridere, perché ma chi è quella scema che dà un 2 di picche a Primo Reggiani? Eccola, io. Ma solo perché me l'ha richiesto il copione. È stata una scena molto divertente. Sono stati dei personaggi tutti quelli di Lovers che ho amato tantissimo e amo tuttora tantissimo. Daphne, la mia Daphne, mi ha regalato tante possibilità, tra cui quella anche di cimentarmi in 4 personaggi da recitare contemporaneamente. È stata, insomma, una bella avventura. E ultimo, The Space Between. Oddio, io per The Space Between ho un amore viscerale. Tra l'altro adoro Ruth Borgobello, la regista, che è una persona eccezionale. Dobbiamo tutti imparare da Ruth a stare al mondo, perché lei è meravigliosa, è un muro di gomma. Cioè dici, guarda Ruth, scusa, ma questa cosa non si può fare? Sì, sì, va bene, yes. E poi fa come vuole lei. Cioè, non ti ascolta mai, lei va dritta per la sua strada. E infatti è una regista super in gamba. E poi ho recitato con Lino per la prima volta. Era il primo personaggio per me comunque importante all'interno di un film. Sono state tante prime. Poi recitavo in Friuli, finalmente tornavo a casa, e, insomma, no, è stato bellissimo. E infatti mi sento ancora con loro spessissimo, pure con lo sceneggiatore Mario. No, raga, è veramente stato un progetto meraviglioso. Chiudiamo questa intervista sperando che ci sia tutto, perché vedo già le tacche che sono crollate. No. Con un solo, cosa hai imparato di romano? Tipo, fammi una lezione di romano. No. niente. Ma è che non mi viene. Allora, io in realtà ogni tanto mi capita di dire delle cose in romano, anzi spesso e volentieri. Però mi capita quando sto con dei romani, no? Allora, non so, tipo, se devi fermare uno per la strada, io ormai lo faccio sempre, lo so che è orrendo da sentire, ma è subito oh! Per tutti, chiunque. Certo. La prendono bene. Ma certo.
oppure le imprecazioni, però insomma le imprecazioni sarebbe mortacci le peppe, capito? Roba un po' così, poi... Però bisogna andare dai meccanici, no? Dai meccanici, dai gommisti, sono questi che parlano tutto romano, tutto così, no? Loro sono bravi, io e no. Quindi salutiamo, Anto, salutiamo tutti quelli che ci vedono su Una Mamma per Reporter. Ciao a tutti, grazie di aver ascoltato questa chiacchierona terribile e niente, ci rivediamo alla prossima, seguiteci con Michele Santoro e soprattutto seguite lei, continuate a seguirla, perché è in gamba, molto. Grazie mille.